Alla fine ha smesso di piovere e i lavori realizzati di giorno e di notte sotto i temporali e lottando contro la furia del fiume, in aggiunta alle grandi opere realizzate negli anni scorsi, sono serviti a tenere il fiume Oglio nel suo letto e a mettere a riparo la strada statale 42. Passato il temporale di domenica pomeriggio, l'ultima coda della violenta perturbazione che si è abbattuta nel fine settimana nelle nostre valli, il sindaco di Sonico Gian Battista Pasquini, già in serata, ha inviato al Comitato di Coordinamento Soccorso Prefettizio le indicazioni per una riapertura in sicurezza della statale 42. La via di esondazione del fiume Oglio, in fregio alla statale 42 in località Mollo, è stata infatti arginata grazie ai massi ciclopici posizionati con gli scavatori a lato del fiume per proteggere la strada e grazie alla movimentazione di acqua, terra, massi e fango nel letto del fiume per ripristinarne il corso e per fare defluire l'acqua del fiume in seguito ai 300.000 metri cubi di materiale solido provenienti dalla Varrabbia, che hanno in gran parte coperto l'area golenale realizzata dopo l'esondazione del 2012 e costata oltre 5 milioni di euro. Ci sono problemi legati al deposito del materiale che è stato trascinato dalla Varrabbia e che è stato egregiamente contenuto nella vasca di espansione che è stata creata. C'è stato un aumento di livello non indifferente che stiamo in questo momento cercando di scarificare al più possibile per garantire il flusso regolare del fiume Oglio, perché l'olio in questo momento, in questi mesi qui, settembre-ottobre, potrebbe essere ancora pericoloso. La statale 42 è quindi monitorata a vista per tutto il fine settimana e chiusa a senso unico alternato, con la prospettiva di chiuderla del tutto in caso di rischio di esondazione. Alla fine, nella notte tra domenica e lunedì, è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia. Il sindaco ha richiesto anche i pareri di ANAS e UTR e la prefettura ha disposto la riapertura della statale. Durante l'incontro con i tecnici, il sindaco ha chiesto a Regione Lombardia un intervento urgente di 150.000 euro per aprire un secondo canale per il fiume Oglio, che consenta di alleggerire la portata principale che oggi va ad insistere contro la statale, ma ne serviranno almeno altrettanti a breve per i lavori più urgenti che consistono nell'asportazione dei massi di maggior dimensione che dovranno essere posizionati sulle sponde. Con UTR e Regione Lombardia faremo un intervento immediato in questi giorni qui che conceda la possibilità di non avere interferenze tra l'asse della Varrabbia e quella del fiume Oglio. Ma il problema grosso è quello di svuotare tutta questa vaspa e si tratta di 300-350 mila metri cubi e non sono facili da spostare e trovare anche i posti per localizzarli. Ci stiamo pensando, ma sicuramente ci riusciremo. Il lavoro di rimozione di tutto il materiale potrebbe iniziare già a fine autunno, quando alle piogge si sostituirà la neve e quindi la portata dell'olio e del rabbia sarà più contenuta. Da più parti si sta pensando, nel frattempo, che la soluzione definitiva al problema di quel tratto di fiume non sia continuare ad asportare materiale per la sicurezza della statale, bensì la realizzazione di un tunnel che bypassi l'intera zona.